Amici carissimi, Vini Italy 2015, parliamo sempre di vini, però questo vino che ho visto in una bottiglia si chiama Mama Mango, col mango e con il vino, da Asti, e parliamo con i titolari di questa bellissima azienda, giusto? Vogliamo dire il nome dell'azienda? Arione S.P.A. Ecco, Canelli, Asti. Canelli, provincia di Asti. Vabbè, siamo lì. Perfetto. Allora, come è nata questa idea? Chi è nata e quanto tempo fa? Cioè, il mango con il vino, è una cosa incredibile. È nata a Mauro Arione, in un pomeriggio nebbioso in laboratorio, come suo solito ogni tanto nelle aziende vinicole cerchiamo di sperimentare, non dico giocando, ma anche in modo un po' particolarmente allegro, degli abbinamenti del vino con della frutta. Guardate il colore, che meraviglia, è stupendo. Possiamo prenderlo così, lo assaggiamo. Guardate, io ci vado matto perché parlo di Luca Sardella, è qualcosa di straordinario, dovete assaggiare, cercatelo, comperatelo perché è veramente buono. Inebriante, ha un profumo di mango, quindi di terra, di frutto tropicale, e c'è anche quel vino giusto che serve per stare un po' più allegri, si dice. Allora, come è nata questa idea? Allora, l'idea è nata dall'abbinamento perfetto di un vino che è l'Asti spumante insieme alla polpa naturale di mango. Noi per questo prodotto in particolare facciamo arrivare dall'India una varietà particolare di polpa di mango, che è il mango Alfonso, che ha delle particolarità nel profumo molto spiccate, e insieme all'Asti fanno questo matrimonio che secondo noi è perfetto, di vino insieme alla polpa naturale di mango. Che gradazione fa? Fa 7 gradi e mezzo di alcol. Quindi è proprio una bibita. Qui parliamo di polpa vera, con un vino che è leggero come alcol, che tutte le ragazze e donne durante la serata, quando si va a fare al pub, cercate Mama, da Mama Mama Mango, che è qualcosa di straordinario. Quanto può costare una bottiglia di Mama Mango? Una bottiglia di Mama Mango più o meno al pubblico al di sotto dei 15 euro. Però passate una serata diversa, meravigliosa. Io ne approfitto, facciamo un brindisi col Mama Mango. Gianina ci guarda sempre da lontano, oramai tu non partecipi più. Allora, Mama Mango, facciamo un gioco di parole, me lo tengo, me lo porto a casa e tenetelo sempre di scorta, perché o da soli o quando arriva una compagnia giusta potete brindare e ricordarvi di questo momento in cui io vi parlo di Mama Mango. Cin cin. E complimenti a voi.